Temi concreti e non semplici parole per tentare un nuovo assalto alla presidenza della giunta regionale della Campania, sfidando Caldoro come nel 2010, per ottenere, se mai, un esito differente finale. Il sindaco di Salerno De Luca è già proiettato oltre le semplici primarie di coalizione, sempre che si tengano, come previsto, l'11 gennaio, un appuntamento al quale presentarsi con un programma di sostanza. Proprio per questo motivo De Luca ha lanciato dal Teatro Augusteo di Napoli la Terra delle Idee, due giorni di confronto con professionisti, imprenditori, docenti ed esponenti della cosiddetta società civile, ospitati da venerdì a sabato nella stazione marittima sempre di Napoli. 10 tavoli tematici previsti, dal lavoro alla burocrazia e poi industria, agricoltura ed innovazione, emergenze ambientali, sanità, risorse e territorio, cultura e turismo, trasporti e reti. Nella prima giornata, dalle 17, i programmi ipotizzati dallo staff del primo cittadino saranno proposti e confrontati con le idee dei partecipanti, con l'obiettivo poi di presentare il giorno seguente il programma vero e proprio per le primarie, un documento che comunque potrà essere ulteriormente modificato. La stesura definitiva sarà pubblicata soltanto a 7 giorni dalla data fissata per le primarie. Non una Leopolda in chiave campana o comunque in tono minore, nemmeno una liturgia di partito, ma come ribadito dallo stesso De Luca, un momento di approfondimento serio, il tutto mettendo al centro il lavoro, ma anche la cancellazione della terra dei fuochi e di tutte le emergenze ambientali, richiamate appunto nell'iniziativa Terra delle Idee. Dalle ecoballe a Bagnoli ai siti inquinati, con l'obiettivo, ha rivendicato De Luca, di parlare non con le parole ma con le cose realizzate. Sollecitato dai giornalisti, poi De Luca ha ribadito le differenze con Cozzolino, che non avrebbe, secondo il sindaco di Salerno, la stessa linea politica e nemmeno la stessa credibilità. Ed inoltre la convinzione da parte del primo cittadino che le primarie, nonostante tutto, ci saranno. Un De Luca che guarda al di là dei confini del centro-sinistra, ha detto di parlare al 63% che non è andato a votare ad esempio in Emilia-Romagna e di avere l'idea di dar vita a liste di programma, Campania Libera innanzitutto ed almeno altre due, una del presidente ed un'altra rivolta alla gente, alle professioni, ai moderati, a chi insomma non si inquadra in nessun partito.